Io ho paura. Quante volte l'hai sentito dire? Quante volte l'hai detto? Io ho paura. Eppure non ci rendiamo conto di quanto errata sia questa affermazione. Io ho paura. Avere è un verbo di possesso. Tu possiedi la paura. Dove ce l'hai questa paura? Capisci che se noi ci muoviamo in un mondo dove crediamo che si possa avere paura, come possiamo affrontare la paura? Il primo salto di coscienza che dovremmo fare, dovrebbero insegnarci a fare, e chi lo fa? Chiediamoci chi ci insegna a comprendere che non possiamo avere paura, ma semmai io sento paura. E questo è già un salto fondamentale. Rifletti un po'. Io ho paura. Sono aggrappato a qualche cosa. Io sento paura. Ti consente di accorgerti che se io sento qualche cosa, vuol dire che io non sono quella cosa che sento. Ce lo insegnano nell'elementare, nelle prime medie, no? Analisi grammaticale e logica. Il soggetto non è l'oggetto. Se io sono il soggetto che vede, non sono la cosa che vedo. Se io sono il soggetto che sente, non sono la cosa che sente, quindi io non sono la mia paura, o meglio, io non sono la paura. Pensa alla prova a sentire la liberazione che ti dà. Io non sono la paura che sento. Se io non sono la paura che sento, vuol dire che io posso fare qualche cosa a questa paura, giusto? Io posso aggrapparmi o lasciarla scorrere. Io posso scegliere cosa farne della paura. Perché ricordiamoci che l'esperienza, il mio vissuto, non è mai solo il mio vissuto, ma è il mio vissuto più quello che io ne faccio. Allora, se io mi accorgo che sento la paura, mi posso accorgere che è come sento il rumore del fiume che scorre, sento il rumore di un'auto che passa. Io posso lasciare scorrere la paura come il fiume. E allora mi accorgo che la paura non è qualche cosa che necessariamente mi prende, ma è qualche cosa che mi attraversa, è un processo che mi attraversa. Se è un processo che mi attraversa, così come io osservo il fiume, posso lasciarlo scorrere, cioè non farmi guidare dalla paura. Siamo umani, quindi siamo attraversati da emozioni, siamo attraversati dalla paura a volte, ma essere attraversati dalla paura non vuol dire farsi guidare dalla paura. Quindi io non sono la paura, cioè, io non ho paura, io non sono la paura, io sento paura, io posso lasciare scorrere la paura e non mi faccio guidare dalla paura. A quel punto la paura diventa un mio alleato, cioè io posso dialogare con la paura. Sentire che cosa mi sta dicendo, magari mi dice stai attento, guarda che se vai lì cadi, oppure stai attento, prendi le tue precauzioni, c'è un pericolo in corso, ok, grazie, ma questo non vuol dire che la paura mi guida, mi guiderà la fiducia nel fatto che io so riconoscere cosa va fatto e cosa non va fatto, la giusta azione, e io so farmi guidare dalla fiducia e non dalla paura. Adesso chiediamoci, ma chi ci insegna questo? Guardiamo i nostri politici in TV, guardiamo i giornalisti che ci parlano e ci danno le notizie, guardiamo i professori che insegnano ai nostri figli, guardiamo i reverendi. Parroci e gli ecclesiastici, chi ci insegna a non farci guidare dalla paura? Chi ci insegna a dare il giusto nome alle cose? Quindi questo è un altro passo che noi possiamo fare per accorgerci della pandemia emotiva che pervade l'umanità, che pervade la nostra cultura e di come non venga visto qualcosa di così semplice. Puoi fare dei salti di coscienza.
Io non ho paura, io sento la paura, io non sono la paura, io posso lasciare scorrere la paura, io posso scegliere la fiducia e dialogare con la paura. Io credo che se noi provassimo a fare questo, ma soprattutto se ci fosse una cultura di questo, diciamolo in giro, facciamolo. Ecco, facciamo, e così incominciamo la nostra autentica rivoluzione, autentico cambiamento. Che ne dite?